Buongiorno cantanti. Oggi vi vorrei presentare una favola, una serie di favole, anzi, una saga che ho scritto appositamente per scopi didattici. Questa storia si intitola Folletto Soffio. Sono tre libri, questo è il primo, il secondo, Folletto Soffio, la bambina che canta nel sonno, e il terzo, Folletto Soffio e il bastone magico di Nonna Opera. Nel primo conosciamo la leggenda di Folletto Soffio, che viene raccontata da Nonna Opera alle tre nipotine. Il nostro Folletto, che molto ardito, decide di partire all'avventura e di fronte alla grotta del respiro viene risucchiato e cade in una laringe. Vi faccio vedere un po' questa grotta come parte. Partiamo bene. Cade in una laringe. Bene, conoscendo i vari personaggi che vivono nella grotta del respiro, Folletto Soffio scopre molte cose molto interessanti e che ai bambini piacciono. Piacciono non solo per la storia, per tutto quello che possiamo trarne a livello di domande, di scoperta, ma anche proprio per disegnare. E attraverso il disegno passiamo anche alla scrittura della musica, delle scale, degli arpeggi, poi a intonarli e poi a suonare dei ritmi con diverse percussioni. Ok, con il primo abbiamo tanto lavoro da fare, ma con il secondo altrettanto. Vi faccio vedere un'immagine della nonna e un'immagine delle nipotine. La nonna, Nonna Opera, le piace guardare, ascoltare la musica ad alto volume e quindi ha le cuffiette, l'hanno fornita di cuffiette. Poi le tre nipotine, nota, con i capelli pettinati con una nota soltanto, melodica, che inizia già a averne due di note, e armonia, che ha tante note colorate sulla fascetta che porta nei capelli, posizionate in modo diverso rispetto a quelle melodiche, eccetera. Poi abbiamo invece nel secondo libro i nuovi personaggi, che sono gli amici Silenzio, che ha una bella magliettina con una pausa sulla pancia, Ultrasuono, che diventerà un pochino il capogruppo che guida tutti all'avventura, anche perché è fornito la conoscenza di un linguaggio molto speciale che riescono a capire anche gli animali, e Diabolus, che è suo fratello, bruttarello, molto simpatico, con delle doti speciali per intonare degli intervalli dissonanti. Poi abbiamo, in questo secondo volume c'è un libro magico nel quale appunto si scoprono i suoni e dove vanno posizionati. E infine, alla fine del libro, ci sono degli esercizi che sono anche però delle tavole che possono essere colorate. In realtà gli esercizi sono esclusivamente esercizi di respirazione, però ai bambini piace molto poter iniziare a colorare, quindi tentare anche di disegnare i personaggi della storia. E infine abbiamo il bastone magico di Nonna Opera, che è un bastone che ha la funzione di dare il sostegno. Viene consegnato dalla nonna a Nota per affrontare l'avventura che i bambini stanno per intraprendere. Qui abbiamo la mappa di Monte Diesis, che è il paesino dove vivono i bambini, qua, e qua si trovano Bosco Sovrappensiero e la Grotta del Respiro. Queste favole a me servono tantissimo. Ho già ricevuto dei disegni di bambini che hanno utilizzato questo libro, inviati dagli insegnanti, e le ringrazio tutte perché mi ha fatto tantissimo piacere. Fatemi sapere che cosa ne pensate. I libri si trovano su Amazon, semplicemente digitando Folletto Soffio e La Villa. Li trovate tutti sia in formato cartaceo che ebook. Se appunto vi fa piacere, mettete un like, iscrivetevi al mio canale, teniamoci in contatto. Buon canto a tutti, ciao!